Siamo ancora a Hockenheimring 2015, però rispetto all'anno scorso abbiamo lavorato abbastanza sto anno con la nostra macchina, come sull'assetto, come sulle gomme, motore, eccetera, eccetera. Le macchine a Hockenheimring sono diverse rispetto a quelle che possiamo vedere a Nürburgring. Qua sono macchine da guerra proprio, cioè sono tanto lavorate, non sono macchine stradali. Ecco, ognuno prepara la sua macchina anche per ogni corsa, tutti controllano oli, gomme, assetto, tutto. Quasi tutti hanno rollbar dentro, cinture di sicurezza molto più sicure rispetto a macchine stradali. Speriamo che andiamo bene stavolta rispetto ad altro, vediamo più avanti. Allora, vabbè, noi abbiamo finito, abbiamo preparato la macchina. Siamo qua perché di là è tutto pieno, non c'è spazio per andare. Qua ci sono qualche macchina di fighetto, qua così, vedi? Le macchine fighette. Però ci sono anche macchine da guerra. Vediamo questa qua, guarda. Questa ha fatto una bella cosa che stavo studiando ieri sera. Questo gli ha fatto l'estrattore e l'effetto Venturi, tutto sotto suo, sotto. Ma ha fatto un bel lavoro, ha fatto. Vedi? L'effetto suolo in pratica a che cosa serve? Creando depressione sotto il telaio della macchina, quindi facendo andare in maniera molto più velocemente l'aria fuori, la macchina viene risucchiata verso terra e quindi ha molta più aderenza. Una scienza proprio, Eh? è una scienza. Fisica. Guarda questo Mari, questo qua gli ha messo le prese d'aria per raffreddare i freni. Vieni a vedere. Ma poi vedi che sono talmente appassionati che quando si mettono a studiare a fare una cosa la fanno veramente bene, indipendentemente dalla macchina che sia un cesso oppure no. Però hanno fatto un bel lavoro. Sì. Sporca, sporca, randagia, se ne fotte il cazzo dell'estetica, l'importante è che deve andare forte. Guarda, in Lexan come ce l'avevo io sul BMW, vedi? È super sta macchina. Rollbar dentro, vuota. Deve solo andare forte. Anche qua altro pezzo di Ringtol. Macchina da guerra, tutta pronta. Michelin da semi slick da track day, cambio sequenziale. Cioè solo il cambio costa 12-15 mila euro. Paura e panico. Altro pezzo di macchina da guerra. Questa fa paura. I ragazzi sono contenti che gli faccio il video. Questa fa paura. Tutta alleggerita. Si può dire che ormai è una cap. È una cap ormai, figa. Non ha più niente sta macchina. Non ha più niente di originale. Stupenda. Spettacolo. Civic Turbo. Der Beste, der ging doch vor, wenn du auf der Autobahn wolltest. Panamera Turbo 2, also gleich bei 6000 Umdrehungen Grad Ladetouri, kriegst du ja schon rechts rüber. Ich weiß, das geht nicht schlecht. Weißt? Und da sind ja auch die ganzen Skylines mit. Ich auf Prüfstand 300 PS. Ich so. Richtige Rennstrecke. War nach dem Prüfstand Rennstrecke. Also, war ja dann direkt, wir sind noch nicht mehr gefahren. Und ich denke, Hitzeproblem ist sonst. Also gleich gekocht. Gut, das hatte 14. Guarda, guarda Clio, Mari. Guarda come gli arriva sotto a questi quattro qua, guarda. Scommetti che nell'altra curva incomincia già a passarne due. Guarda, guarda come si mangia il Z3. E beh, ma Mari, questa è una KTM, questa è fatta per la pista. C'è poco da dire. Eh? KTM X-Bov. Vabbè, anche l'M3 va giù, mica scherzo. Mari, l'M3 c'ha tutto, c'ha telaio, non serve chissà che come noi. Guardalo.
È controllato, re. Ma c'è poco da fare contro lui, cioè. E qua ogni domenica fanno il bello e il cattivo tempo. Che cazzo vuoi fare? Li lasci in strada e basta. Ci sono i padroni di casa, capito? E tu devi capire quali sono.